Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi la mia esecuzione di Fiber Optics, una routine con le corde che ho eseguito venerdì sera al Jamaica Happy Pub di Asti, che è un pub che forse chi è qui di Asti conosce, nel quale ogni venerdì sera si tiene la corrida talent, che è appunto un talent in cui ci si può esibire cantando, suonando, eseguendo dei giochi di prestigio. E io ho partecipato come mago e voglio ringraziare tutti voi che siete venuti a sostenermi. Voglio ringraziare la giuria tecnica per il secondo posto, Prima Radio, tutto lo staff di Prima Radio, Simonetta Mirabelli, Salvatore Stella e tutti coloro che rendono possibile questo evento. E spero vi piaccia e lasciate un like. Mi date le corde, 1, 2 e 3, e le vado lentamente a tirare, attenzione, le tre corde diventano della stessa lunghezza. 1, 2 e 3 corde. Ora, voglio rendere la cosa più facile, tolgo una corda e vi faccio il gioco solo con due corde. L'altra sera mi hanno chiesto di fare il gioco con una corda perché con due non riuscivano a seguirmi, e quindi ecco qua che possiamo fare il gioco anche con una sola corda. Una corda ha una particolarità, ha due capi, e questi capi possono anche passare. Guardate, i due capi sono qua, io prendo un capo, lo metto dentro la mano e il capo passa. Ancora, prendo il secondo capo, lo metto in mano e il capo passa dalla mia mano. E così abbiamo teletrasportato il capo. Voglio provare però qualcosa di più, perché a forza di fare il gioco mi dimentico a volte e succede questo, che i capi escono e rimane il cerchio. E sì, ogni tanto sono un po' sbadato e quindi mi capita questo. Per fortuna però possiamo tornare alla situazione di partenza. Dimmi stop quando vuoi. Stop, vieni qui. Ok, prendo due capi invisibili, li metto sopra e torniamo ad avere la nostra corda. Questa corda, che non ci sono botole, circuiti nascosti, donne tagliate in due, circuiti elettronici, assistenti, ok? Cosa normale. Ora voglio tentare di unire di nuovo questi due capi con l'energia elettrostatica, così. 1, 2, bisogna generare energia ed ecco qua che la corda si unisce di nuovo. Per fortuna però posso tornare alla situazione di partenza, e per questo mi sono procurato due capi in più, in modo che in qualsiasi momento li posso mettere sopra e tornare ad avere la nostra corda. C'è però un problema, perché all'inizio, se vi ricordate, avevamo fatto il gioco con una e due corde. Non solo, c'era anche una terza corda, tre corde della stessa lunghezza. Ma all'inizio le tre corde erano una lunga, una media e una corta, e in realtà sono ancora una lunga, una media e una corta, solo che nello stato di ipnosi in cui siete ora vedete le tre corde uguali. Però questa è quella media, questa è quella lunga e questa è quella corta. Ora io vi risveglio così dall'ipnosi, e ora attenzione. Media e la corda corta.